Presidente, io ho ascoltato alcuni interventi e francamente non accetto che si voglia giustificare l'allungamento dei termini di prescrizione dicendo dobbiamo allungare i termini di prescrizione perché in questo modo dobbiamo oltremodo tutelare le vittime dei reati. Perché non è così? E soprattutto non accetto, Presidente, che questa affermazione venga fatta da chi e da quelle forze politiche che fino all'altro giorno hanno negato le tutele alle vittime dei reati, votando gli svuotacarceri, votando gli indulti mascherati, votando le depenalizzazioni, approvando a breve un'ulteriore depenalizzazione come ci è stata annunciata proprio questa settimana in commissione dal sottosegretario Ferri, tutti i provvedimenti, ivi compresa la liberazione anticipata speciale, 75 giorni di sconto ogni 6 mesi per buona condotta applicata anche a chi ha commesso reati di corruzione. Quindi non si strumentalizzi una scelta che è una scelta politica della maggioranza di allungare i termini della prescrizione, quindi di allungare la durata dei processi, negando la ragionevole durata dei processi, dicendo lo dobbiamo fare perché dobbiamo tutelare le vittime dei reati. Vittime dei reati che sino ad oggi a cui avete negato questi diritti. E quindi, Presidente, io credo che quello che abbiamo detto prima vale a maggior ragione adesso. Non si pensi che con l'allungamento dei termini della prescrizione noi avremo più condanne e più colpevoli. Con l'allungamento dei termini della prescrizione noi andremo semplicemente nella direzione di assolvere lo Stato nel non compimento del suo mestiere. Perché se è vero come è vero che la prescrizione è la cancellazione temporale della pretesa punitiva dello Stato, l'arco temporale all'interno del quale lo Stato deve esercitare la pretesa punitiva, noi dobbiamo garantire al cittadino affinché ci sia un processo giusto e equo, che questo processo venga fatto in tempi ragionevoli, perché, ripeto, una sentenza di condanna o di assoluzione che arriva dopo 20 anni, seppur giusta, non incarna un giusto processo, ma rischia di incarnare una vera e propria agonia. Noi non possiamo tenere il cittadino appeso ad un processo per un tempo troppo irragionevole. E quindi ha ragione il collega Farina. Se era il disegno da parte della maggioranza di poter allungare i tempi della prescrizione per i reati di corruzione, lo si poteva, così come ci chiede l'Europa. Detto questo, l'Europa ci chiede anche di avere tempi ragionevoli nella durata del processo, ma ad oggi non è ancora intervenuto nessuno rivendicando e ricordando ra la ragionevole durata del processo che in Italia non c'è. Se si voleva unicamente allungare i tempi della prescrizione sui reati di corruzione, evidentemente su tutti i reati di corruzione e non solo su alcuni reati di corruzione, faccio presente che di corruzione si sta parlando al Senato, dove al relatore dico non è vero che i tempi di prescrizione sulla corruzione sul 318, 19 e seguenti arriverà ai tempi che ha detto lei, perché sa benissimo che al Senato noi, voi, la maggioranza e il governo andrà a prevedere un aumento dei massimi, dei minimi edittali dei reati di corruzione e quindi i tempi di prescrizione aumenteranno e verranno allungati oltremodo rispetto ai numeri che ha detto prima la collega. E quindi, Presidente, io credo che in questo momento la riflessione che debba essere fatta è se garantire tempi certi e ragionevoli ai cittadini oppure semplicemente piantare una bandiera ideologica e politica da parte della sinistra che credo e temo non andrà a fare né il bene della giustizia né tanto meglio il bene della tutela dei diritti dei cittadini.